In piazza migliaia a Danzica per dire addio al sindaco Pavel Adamovic, ucciso domenica scorsa da un estremista 27enne. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Barbara Gruden. Buongiorno Barbara. Sì, buongiorno, mi trovo nella piazza principale di Danzica, una delle tante piazze in cui sono stati allestiti maxi schermi per consentire a 50.000 persone di dare l'ultimo saluto a Pavel Adamovic. La basilica infatti ne può contenere solo 3.500 e poco fa l'arcivescovo di Danzica, Guj, ha definito così il suo sindaco defunto. Adamovic era la statua della libertà di Danzica. L'arcivescovo ha poi esortato i politici polacchi a ritrovare l'armonia e a scegliere la via della politica dell'amore, ha detto così, riferendosi alle polemiche degli ultimi giorni sul clima avvelenato che avrebbe in qualche modo armato la mano del giovane aggressore. La stessa moglie Magdalena ieri ha detto di non essere arrabbiata con l'aggressore, ma piuttosto addolorata proprio per questo clima di veleni. Oggi però c'è una prova di unità nazionale in cattedrale, presenti le massime cariche istituzionali, dal premier Morawiecki al presidente Duda. Manca però un nome importante ed è quello di Jarosław Kaczyński, il leader del partito al potere a Varsavia, Legge e Giustizia. E per ora da Danzica è tutto. Grazie.